ti posso dire quello che ho fatto io. Io ho aperto la mia pagina Facebook perché pensavo che potevo comunicare. Ma io ogni giorno, ogni santo giorno, faccio arte, mi occupo di comunicazione. Questo sai che cosa vuol dire? Che tu diventi un cazzo di genio se ogni giorno ti occupi di te stesso e non c'è bisogno di qualcuno che parla per te. Lo fai, ma devi avere anche il coraggio di metterci la faccia. Come hai avuto il coraggio di salire su questo palco? Da domani mettici la faccia, di quello che pensi, qualcuno ti cagherà. Scusate, io sto di una serie di parolacce, non le dico terribili. Troppe, vero? Scusi signora, siete la mamma di qualche sua figlia qua intorno. Mannaggia. Però sono cresciute, dai, sembrano. Allora, no. E quindi io mi occupo di me stesso, mi occupo di far crescere un'immagine, che è l'immagine del mio lavoro, ok? Le cose stanno cambiando. Stanno cambiando. Fra un pochino esisterà un mercato del tutto autonomo, al di fuori del sistema dell'arte. Ci avete fatto caso che tutte le gallerie del mondo hanno aperto una pagina Facebook e una pagina Instagram? Perché l'hanno fatto quando gli interessa soltanto un mercato elitario, quello della gente che capisce un certo tipo di arte e che ha bisogno di quella sola arte per guadagnare? Sono diventato divino all'improvviso. Perché? Perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché gli interessa questo pubblico. Perché è un pubblico potenziale. Qualcuno mi ha detto, ma perché non ti rivolgi a quelle persone che hanno dai 40 ai 60 anni perché hanno la capacità economica di poter investire su di te? Cioè i miei collezionisti hanno 13 anni adesso, sono persone che cresceranno con me, ma quanto è bello poter fare un percorso assieme, un percorso condiviso. Cavolo, c'hai in tasca il mezzo che te lo può permettere, usiamolo, questo è il mezzo che ci abbiamo a disposizione. Quindi te hai a disposizione adesso in questo momento tutti gli strumenti per poter fare qualcosa di rilevante, catturare l'attenzione di chi potrà investire su di te, perché di questo parliamo. Se ti occupi della tua comunicazione, succede a un certo punto una cosa incredibile, perché quando si genera un meccanismo virtuoso all'interno del tuo stesso canale e le persone ti seguono, interagiscono e c'è una conversione reale, questa sera la dimostrazione è che le persone che cliccano like fanno un passo, si muovono, sono persone vere. Quanti ne ho sentiti che mi hanno detto sono numeri, non servono a niente? Non è vero, là dietro ci sono le persone, bisogna fare un lavoro di rispetto per quelle persone che stanno lì e dedicano un secondo della loro esistenza a te. Quindi rispondi ai loro cazzo di messaggi che ti mandano, di qualcosa di interessante. Quando fai un contenuto, pensa che lo vedrà qualcuno che può essere interessato al tuo lavoro e che si identifica in quello che fai e viene qui perché trova in te qualcosa che lo riguarda. E allora bisogna farlo come un genitore che restituisce qualcosa e che si prende cura della parte sentimentale del proprio figlio. Tu questo strumento, questa possibilità ce l'hai, come tutti i ragazzi che sono qui stasera. Perché siamo tutti ragazzi, vero? A parte la signora che si è incazzata come una bestia perché ho detto cazzo. No, ok, scusa. Quindi le possibilità ci sono. E quando a un certo punto fai uno scatto e inizi a avere un numero, perché contano i numeri, no? A un certo punto ti chiameranno anche le aziende, perché quello che manca alle aziende è la creatività. Questo manca, la creatività. Non si può comprare, non esiste una scuola, un'accademia dove ti insegnano ad essere creativo, perché tu o lo sei o non lo sei. Fottitene se ti dicono che non sei adatto, non te ne devi fregare nulla, perché tu, se sei pronto, lo sei adesso.